Salve a tutti, amici delle penne. Sono GM e sono qui con voi per parlare di un'altra penna, altre due penne della gamma Twisby. La penna è la 580 Diamond e alcune sue declinazioni. Come dicevo in una recensione precedente, questa è stata la prima penna che ho visto della gamma Twisby, questo prodotto come ho sempre detto, di ottima qualità per il prezzo che ha, e mi ha stupito che un prodotto orientale, non giapponese, ma neanche cinese, avesse questa qualità. Un look moderno, ma contemporaneamente anche classico, con un'ottima qualità e con dei particolari che non fossero pacchiani, insomma. Poi il fatto che mi abbia colpito mi ha portato poi a comprare praticamente tutte le penne della sua gamma. Allora, cominciamo dall'inizio. La 580 Diamond ha sulla sua sommità il fregio della Twisby, un ottimo fermaglio, un'ottima clip, questa solita veretta che c'è su tutte le penne della gamma, esclusa la Go, che ha recensito recentemente Leopoldo. Si chiama Diamond perché ha queste appunto sfaccettature simil diamante. Alla fine c'è un'altra veretta, alla fine della penna, alla fine del serbatoio, un'altra veretta argentata e il pomello solito per la discesa dello stantuffo. Arriva come sempre in tutte le confezioni della gamma, esclusa sempre la Go, con la sua chiave per aprire lo stantuffo e il suo silicone per tenere sempre ben oliato, diciamo, sempre ben scorrevole lo stantuffo, e ha al suo interno, all'interno del cappuccio, come sempre, questa parte, diciamo, questo cappuccio ulteriore, questo secondo cappuccio per mantenere fresco e pronto a partire l'inchiostro sul pennino. Si apre svitando con due giri, riporta sempre questo anello, questa guarnizione di tenuta per evitare trafilaggi e per portare in modo piacevole il fine corsa anche del tappo. È smontabile come per la Mini in tutte le sue parti, quindi pennino, impugnatura, in parte finale a stantuffo, quindi si pulisce perfettamente, i pennini si intercambiano con altri in modo semplicissimo, basta svitare, quindi è la cosa più semplice del mondo, e secondo me questa ne fa una penna molto piacevole, molto anche giocabile, no? In un certo senso, cioè si può usarla nel modo che si preferisce, farla diventare anche diversa spesso e volentieri. E la versione che ho qui vicino invece è una variazione sempre della 580. Come in altre penne di questa gamma, c'è sempre il leitmotiv, diciamo, della clip, che è identica, però diciamo la parte sommitale del cappuccio e il pomello posteriore sono uguali. Cambia il fatto che la veretta intorno al cappuccio nella parte sommitale, quella intorno alla parte di chiusura della penna e all'interno della penna anche lo stantuffo riportano questo colore blu di Prussia. Anche la penna al suo interno ha l'impugnatura in alluminio come altre penne della gamma, però in questo è zigrinato ed è colore sempre blu di Prussia. Si può avere come sempre nella gamma nei pennini extra fine, medio, broad e 1.1. E una cosa che mi sono dimenticato di dire, questa penna non si presta al, come si suol dire, come dicono gli sportoni, oddio, adesso non me lo ricordo più, ad essere postata, sì. Cioè non si può mettere il cappuccio. A parte che poi diventerebbe una penna lunghissima, quindi poco pratica. Okay? Ma a me questo non interessa perché ha già una
ottima misura che la rende veramente facilmente impugnabile e pratica. Il peso non è né un peso piuma né una penna pesante. Ah, come si può dire? Quel peso che la rende preziosa, no? Perché a volte una penna anche troppo leggera non ci dà un senso di preziosità. Questo ha un peso relativo, veramente, cioè non è pesante, però non è neanche troppo piuma, ecco. Non so come spiegarvelo, non so come far percepire un peso a parole, no? Però è giusta nella sua impostazione, quindi ha quel peso che ti dà un senso di prodotto qualitativo, di prodotto consistente, però non troppo, assolutamente. Si può usarla tranquillamente per lunghissime sessioni di scrittura senza problemi. Allora, scrivo una piccola frase per darmi un esempio di scrittura. Carta e penna. Possono accendere più fuochi di tutti i fiammiferi del mondo. Malcolm Forbes. Allora, per quanto riguarda la scrittura, questo pennino, che è un fine, come anche questo, è un burro. Scorre sul foglio liscissimo ed è molto, ma molto, ma molto piacevole. Infatti è una delle penne con cui ho una piacevolezza di scrittura maggiore. E l'altra 580 è praticamente, adesso riscriverò la stessa cosa, ha esattamente la stessa scorrevolezza, cambiano gli inchiostri, qui c'è un Diamine Blue Velvet e qui c'è un Diamond Brown Chocolate, ma la qualità di scrittura è praticamente sovrapponibile, e è soltanto bella il fatto che spicchino un po' questi colori blu di Prussia che mi hanno preso quando l'ho vista, insomma, perché è una serie che hanno fatto recentemente. E se li consiglio, sì, tantissimo. In quale caso? Allora, diciamo, se vogliamo rifare un po' l'excursus di quello che vi ho già presentato, La Diamond Mini è una penna da avere sempre in tasca, pronta all'uso. La Twisby Eco è una penna che si può usare a scuola o al lavoro tutti i giorni senza avere nessun tipo di problema, e sia una buona penna con una spesa contenuta. Questa costa di più, però se si vuole un oggetto che si possa definire più prezioso di una Eco, sicuramente lo è. È più di effetto, è molto molto bella, molto piacevole. E bene, penso di aver detto quello che avevo da dire su questa penna, e appena avrò ancora tempo procederemo a parlare anche di un'altra penna che è molto interessante di questa gamma. Sono contento di aver passato questo tempo con voi, spero che vi possa essere stato utile di aver chiarito eventualmente qualche dubbio, qualche perplessità, qualche curiosità che avevate su questa penna. Se avete qualche domanda da fare o se avete qualche cosa da dirmi, potete inserire le vostre parole nei commenti al video. Benissimo, vi ringrazio e alla prossima occasione di sentirci. Ciao!